Checklist.io. Buongiorno, oggi vi presentiamo un indicatore a pagamento che permette di fare i grafici su elenco. Su internet ne trovate parecchi, quasi tutti sono degli EA. Il nostro invece è un indicatore che permette di avere un EA magari di gestione di ordini anche all'interno. Il nostro indicatore oltretutto è potenziato da alcune soluzioni che ci permettono una migliore e veloce gestione dell'elenco. Ricordiamo che l'elenco sono candele di aggregazione prezzo e che quindi non seguono ciclo temporale, cioè una nuova candela viene fatta quando la precedente ha completato un certo tot di punti. L'elenco vengono fatte su delle chart offline, vedete, che sono dei time frame nascosti. In questo caso M4, e questa è l'elenco. Una delle nostre migliorie è il fatto che le chart nascoste vengono direttamente aperte, non dovete fare nessuna cosa, ci pensa lui, aprire questa chart nascosta, e si applica sempre un template predefinito. Questo qua ad esempio è il nostro, ma potete mettere quello che volete. Altra cosa, quando voi cambiate mercato, ad esempio andiamo, che ne so io, su CarCHF, viene aperta questa nuova chart nascosta e che è offline, ma in questo caso questa è ferma. Perché? Perché il programma sta utilizzando CarCHF, si muove, gli altri non si muovono, vedete, fermo questo qua. Se vogliamo ritornare ad AudiCAD, dobbiamo andare qua, schiacciare AudiCAD, allora AudiCAD riparte, CarCHF è fermo. Se volete avere più mercati in contemporanea, dovete avere più mercati qui, quindi avere più chart normali che fanno entrate con l'elenco. Ora vediamo le peculiarità di questo nostro indicatore. Si chiama Elenco Live Chart. La prima cosa è da definire quanti punti grafici per avere un pip, perché ad esempio ci sono delle, normalmente il Forex 10 punti fanno un pip, ma se andiamo ad esempio sul DAX sono 100 punti che fanno un pip, quindi bisogna capire cosa vuol dire un pip. Poi se volete l'elenco mediana, se no full, cosa vuol dire questo? Vuol dire che a volte qualcuno preferisce non entrare. Insomma, andiamo a vedere, vedete, la candela elenco viene fatta quando un'altra finisce, va sempre all'interno, apre una e chiude l'altra. Però per attenuare a volte le si possono utilizzare l'elenco mediana, vuol dire che parte da metà candela. Se andiamo a vedere adesso come funziona, parte a metà candela. Diciamo che questo serve se volete avere delle curve più graduali, curve sono molto più graduali, permettiamolo a Forex che è il default. Quante pips per avere una candela elenco? Normalmente si utilizza 10, ma potete mettere 8, potete mettere 10-50, quanto volete voi. Ogni candela elenco sarà fatta da questi pip, non funziona più in funzione del tempo, non è più un'ora, due ore, ma quando fa 10 pip lui fa un'altra candela. Il time frame nascosto, in questo caso io metto il 4, ma potete mettere quello che volete, anche 6, 8, quello che volete voi. Se volete mostrare le ombre, ci sono anche le ombre da mostrare, vedete, questa è un'ombra, queste sono delle ombre, potete anche toglierle. Cosa servono le ombre? Servono per far capire esattamente che qui non è partito qua, è andato prima su oppure, e poi è tornato giù, per capire esattamente dove andava il prezzo. Il template da inserire sulla chart, io ad esempio ho un template che si chiama Elenco, che è questo template qua, vedete che ha tutte queste cose e non importa che ci siano o non ci siano, ma se io vado a prendere, che ne so io, USDCAD, lui mi aprirà la finestra USDCAD, vedete, offline, e mi metterà lo stesso template. Se non c'è un template lo fa a zero, quindi non succede nulla. Un'altra peculiarità del nostro sistema è che l'elenco sono basate su una quantità fissa di pip, invece possiamo anche metterla su una quantità rispetto all'ATR. In questo caso possiamo fare l'ATR di un'ora, 24 ore le candele, quindi nelle ultime 24 ore fare l'ATR, e poi se vogliamo ancora attenuare l'ATR mettiamo una media, in questo caso a 120 mesi, a 120 periodi, una media semplice. Che cosa vuol dire questo? Che se noi abbiamo USDCAD, intanto vedete che gli altri sono fermi, ricordatevi che questi sono fermi, USDCAD lo vedete, sta qua, prendiamo un mercato un pochino più veloce, vediamo questo, vediamo questo e andiamo di nuovo su AudiCAD. AudiCAD vedete che si muove. Adesso se volete potete metterlo in ATR. Intanto abbiamo detto che vedete che il box è da 10. Se mettiamo l'ATR andiamo, ed è automaticamente cambiato qua. Il box è di 17, quindi ogni candela è di 17 perché l'ATR dell'AudiCAD è questo. Ma se voi mettete EURUSD il box è da 10, se lo mettete in ATR il box ad esempio è da 20, è da 20.3. Quindi vedete come cambia, quindi questa ogni candela è 0.23. Se vogliamo andare in default lo vedete come cambia. Questa è da 10, come cambia completamente la distribuzione dell'elenco. Perché l'elenco non vanno a tempo ma vanno a quantità. Diciamo che l'elenco funziona su qualunque mercato, ricordate solo che soprattutto sugli indici i punti grafici non sono 10 ma sono almeno 100, molto spesso, non per tutti, quindi dovete sapere esattamente cosa state facendo. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube, su Telegram, e condividete i nostri link, così ci aiuterete a crescere. Grazie.